Scusini, Peugeot 106, autofficina PRD da Bergamo, Ardizzone Rodighiero, il giovanissimissimo Ardizzone, vero? L'anno scorso, se non mi sbaglio, era la gara del debutto? Sì, esatto, gara del debutto, e quest'anno abbiamo optato per l'N2, così magari possiamo confrontarci con dei nuovi che vanno veramente forte e vediamo come siamo messi. Speriamo in bene, speriamo che non piova. Esatto, un anno fa ricordo che gareggiasti qui dopo poche settimane dalla patente conseguita, per cui era stata davvero la primissima partecipazione. Ora un pelino di esperienza in più ce l'hai, ma sei pur giovanissimo, e quindi a te il palco per poterti divertire, soprattutto per imparare e crescere, mettere a disposizione anche degli osservatori il tuo talento. Niccolò Ardizzone con Rodighiero alle note. Abbiamo il 158 di Ardizzone con Rodighiero, è secondo di classe, decimo di gruppo, 67esimo assoluto. Nicolò e Mattia hanno vissuto un altro bel Valli Ossolane, ancora una volta da protagonisti. Sì, quest'anno è andata decisamente. Quest'anno è andata molto meglio, l'abbiamo fatta con una macchina un po' più competitiva. Ieri sera abbiamo avuto un problema alla pompa della benzina, siamo arrivati 15esimi di N2. Oggi non so come abbiamo fatto, ma la calobina l'ho fatta a fuoco da 15esimi a secondi di classe. Con tutta questa gente in N2, che comunque è gente che corre da tanti anni, per un novellino come me, io non so, cioè, spero che qualcuno di dovere guardi e speriamo in bene. E complimenti, perché davvero da 15esimi a secondi, tanto di cappello. Grazie al team Autofficina PRT, perché l'hanno sistemata
proprio perfetta, impeccabile, e grazie a Gianluca Quaderno. E complimenti davvero il maestro, anche per in questo caso il docente Gianluca Quaderno. Ardizzone Rudighiero! La classe N2 è sempre una di quelle più difficili da affrontare, perché è sempre battagliata, sempre ricca di pretendenti, e già riuscire ad arrivare in fondo non è cosa facile, però secondi